Ciao ragazzi, sono precisamente le 10:20 di sera e mi vedete con questi vestiti che probabilmente avrete visto nel video. C'è Pasquale Morro in sottofondo. Che avrete visto probabilmente nel video di Acofas. Questo perché ho appena finito, proprio or ora, di registrare l'immensa recensione di Acofas. Ho anche registrato l'unboxing di A Court of Silver Frames, che vi mostro qui. E siccome vorrei provare per una volta seria nella vita a fare il reading vlog, lo inizio stasera. Sono stanca morta, probabilmente leggerò 10 pagine e mi addormenterò. Però ci tenevo ad iniziarlo stasera, cioè proprio nel giorno in cui mi è arrivato. Ovviamente, leggendo solo la copia cartacea, cercherò di appuntarmi quante più cose possibili, così possiamo parlarne poi nella live che avevamo annunciato qualche tempo fa, quando abbiamo fatto la live di Twilight, che era però riferita ad Eclipse. Avevamo parlato che forse a metà marzo avremmo fatto la live su A Court of Silver Flames, una volta che anche le persone che hanno approfittato dell'uscita italiana magari lo leggono, facciamo questa live. E quindi la mia lettura sarà quella solita in cui mi appunto le cose per poi parlarne, e se c'è abbastanza materiale ne parleremo poi in un video dedicato a parte. Quindi lo inizio stasera, ma per prima cosa vado a struccarmi e a mettermi il pigiama. Sono decisamente, decisamente stanca, ma struccata in pigiama, matita, libro. Direi che per il momento leggo un capitolo, che sono veramente, veramente stanca. Tra l'altro la dedica è veramente bella e forse questa era una cosa che mi ero spoilerata perché l'ho vista in un paio di stories. For every Nesta out there, climb the mountain. And for Josh, Taran and Annie, were the reason I keep climbing my own. Abbiamo anche la mappa del Prithian, in realtà è delle Terre Mortali, che è diventata molto più dettagliata, molto più arzigogolata, molto più bella, devo dire. Ovviamente il Prithian è sempre praticamente la Gran Bretagna. E tra l'altro il primo capitolo è fatto di 2 pagine e poi c'è part 1 novice e ci sono i capitoli. Quanto è lungo il primo capitolo? Fino a pagina 24. Direi che ce la possiamo fare. Ok, ready, steady, go! Vi dico solo che la prima parola del romanzo è Cassian. Questo già mi fa abbastanza emozionare. Buongiornissimo caffè. Ieri non vi ho aggiornati, oggi è il secondo giorno di reading vlog. Ho cercato di prendere un po' l'impostazione come un vlog che ho visto sul canale di Chantal. Ieri sera poi ho letto il primo capitolo e non vi ho più aggiornato perché ho passato i file sul telefono, poi mi si è spento il telefono. Mi sono messa a letto perché ero stanchissima e confermo quanto detto nel riassuntone di Acofas, ovvero che il primo capitolo dei Nessian è alla fine di Acofas, e io lo avevo letto, era da quello che, diciamo, derivava la mia reminiscenza di Cassian che entra nella stanza di Nesta e sente l'odore dei mille spermi, dei mille uomini schifosi, andando boh, quasi a vomitare dietro a una frasca. E
E niente, quindi spero di andare avanti un po' oggi. In realtà sto preparando la colazione e spero di ritagliarmi almeno 20 minuti per leggere il secondo capitolo, perché ho l'impressione che averlo ricevuto così in anticipo me la farà pagare molto cara della serie, che non riuscirò a leggerlo, ma vi terrò aggiornati. Brevissimo aggiornamento di lettura, tra l'altro sono in una posizione scomodissima, ho messo il cellulare appoggiato sulla libreria. Ho letto stamattina il secondo e il terzo capitolo del romanzo. Devo dire che l'impellenza di dover uscire non mi ha fatto godere la lettura proprio in pieno e ovviamente non mi aspetto di farmi piacere Nessa da un momento all'altro. In realtà, una cosa che viene anche dimostrata, palesata nei romanzi precedenti, quindi non vi sto facendo uno spoiler, è semplicemente una cosa molto volumizzata, se così vogliamo definirla, è questa supponenza di Nesta, non supponenza, però il suo essere particolarmente cosciente del fatto che lei di Feyre se ne fotta. Cioè, per Nesta esiste solo Elaine. Ora, io ho un solo fratello, quindi non so cosa significhi dividere l'amore per due, per tre, però so che è una cosa che mi irrita abbastanza, anche avendo un solo fratello, a me irrita da morire leggere queste righe in cui Nesta esprime tutto il suo sdegno nei confronti di Feyre, probabilmente per una gelosia nei suoi confronti, perché alla fine, anche alla fine di Aquafas, Feyre ha raggiunto tutto quello che voleva dopo aver sofferto amaramente, mentre Nesta se l'è pigliata, ha fatto un po' come Emily e se l'è pigliata under culo praticamente. Però questa sua, siamo solo agli inizi ovviamente, le ragazze del gruppo Capelli Lerci mi dicono no, vabbè, ma non possiamo dirti niente, bla bla bla, poi capirai da sola, poi verrà tutto spiegato. E ok, io posso anche capire che la rabbia di Nessa sia nel fatto che in Akowar praticamente il calderone le sottrae la cosa a lei più cara, un po' come nella prova di Harry Potter, no? E le sottrae Elaine, vabbè, immaginiamo Feyre in un angolo che si dispera, ma vabbè. Quindi vedere questa cosa così palese anche in queste prime pagine, no? E questo atteggiamento di Nesta quasi come se fosse un vanto, che a lei non interessa di Feyre perché tanto Feyre ha scelto un'altra vita, anzi è colpa di Feyre se loro si trovano in questa situazione, mi ha irritato veramente molto. Mi rendo conto che sono i capitoli iniziali e me la dovrò assorbire per un bel po' di tempo, però è una cosa che trovo particolarmente disturbante. Per il semplice fatto che sei la sorella più grande, dovresti avere un pelino di maturità in più. Inoltre, una cosa che spero, ovviamente io ho esposto questo pensiero alle ragazze, spero che non cerchino di farcela diventare simpatica, perché per me Nesta è un po' come Amren. Amren non è un personaggio piacevole, non è un personaggio intorno a cui si sta tanto bene insieme perché solitamente tende a rompere l'atmosfera e a dire verità che nessuno vuol sentire, no? Quindi Amren un po' ci sta sul culo, un po' è una pigna in culo e Nesta è praticamente l'ennesima potenza di Amren, con la differenza che Amren conosce i suoi limiti. Li ha imparati forse nel tempo e ha capito man mano che l'Inner Circle può essere la sua famiglia. Quindi probabilmente la mia ipotesi è che accadrà lo stesso a Nesta, ma spero che non snaturino il personaggio rendendolo dolciastro, melenso oppure con questa backstory così tragica che tu dici no, vabbè, dai, povera Nessa, c'aveva tutte le ragioni a mandare la sorella 14enne a morire nel bosco mentre lei provava odio per il padre. Cioè, credo che tra tutte e tre, proprio per come hanno vissuto la vita precedente alle questioni del Pritian, Nesta è quella che avrebbe più bisogno di andare da un terapeuta, un po' perché ha dei daddy issues veramente boh, pesantissimi. E un po' perché è quella che ha reagito
peggio forse al loro cambiamento di vita quando il padre è andato in bancarotta, al cambiamento di vita quando sono diventati dei figli, al cambiamento di vita quando è finita la guerra. Però ho già parlato abbastanza, non è che questo vlog deve diventare una sorta di analisi a cuore aperto. E quindi niente, vado a struccarmi, vado a mettermi il pigiama e cercherò di leggere quanto più possibile sperando di non addormentarmi. Direi di smetterla di ciarlare, vado a leggere perché ogni cosa che leggo devo comunque aggiornare un bel po' di persone. Quindi niente, ci aggiorniamo. Buongiorno da Silent Hill o Silent Hill. Brevissimo aggiornamento di lettura a Court of Silver Flames. Non ho letto niente dall'ultima spezzone che ho girato. Ho letto un paio di capitoli ieri mattina e basta. Non mi sto minimamente godendo la lettura. Finalmente oggi è venerdì. E domani potrò leggere. Oddio, non voglio portarmi sfiga da sola, però domani credo di dover poter leggere tutta la giornata. Dover poter, ma quanti verbi ho usato? È mattina presto, non abbiate pietà. Quindi, siccome veramente non mi stavo godendo minimamente la lettura, la mattina leggevo obbligata della serie, tutta la giornata sarò impegnata, quindi meglio che leggo adesso. Alla fine non mi godevo realmente la lettura perché vedevo lo scorrere dell'orologio. Oddio, adesso si fanno le 7:30, devo lavarmi, devo truccarmi, devo uscire, devo preparare la colazione. Quindi dicevo, ok, quante pagine mi mancano a questo capitolo? Cioè, le devo leggere super in frettissima. E questa cosa per un libro che ho aspettato tanto e che, diciamo, mi piace fondamentalmente, credo, non va bene. Di conseguenza, allora, il libro mi doveva arrivare giovedì. Se mi fosse arrivato realmente giovedì e non lunedì, probabilmente sarebbe stato meglio perché avrei passato la giornata di oggi freccicchiando sulla sedia, ma avrei passato l'intero weekend a leggere, maratonando l'intero libro. Lo posso ancora fare, però ammetto che i primi 13 capitoli me li sono sudati. Dovendomi leggere, che ne so, un capitolo alla mattina e due la sera, uno la sera e tre la mattina, però facendo sempre la lotta la mattina contro il tempo e la sera contro il sonno, quindi capirete che non è, diciamo, ottimale. Sta salendo anche il caffè, quindi direi che ora vado a fare colazione e ci riaggiorniamo. Buongiorno. È finalmente weekend. Sì. Ciò vuol dire che se non esplode tipo la terra, potrei finalmente leggere Court of Silver Flames. Sto facendo Court of Thorns and Roses, vabbè ragazzi, è sabato mattina per tutti. Però ho anche mal di testa, quindi non so come la vedo questa giornata. Il tempo è di merda, esattamente come ieri, però c'è meno nebbia. Direi che andiamo a fare il caffè. Allora, brevissimo aggiornamento di lettura. In realtà ho letto solo stamattina, ho letto veramente boh, 5 capitoli, sono arrivata a pagina 237, sono quasi alla fine del capitolo 21, è stata appena droppata una bomba allucinante, quello che praticamente sviluppa, diciamo, la chiamiamola sottotrama del romanzo.
E c'è stata anche un'altra cosa annunciata che io e penso tutto l'internet avevamo previsto abbastanza tempo fa, però ci sta, diciamo, come cosa. Per il momento mi sta piacendo un sacco, mi lamento di Nesta ogni due pagine perché è veramente un dito in culo. È quasi piacevole quanto l'herpes la prima notte di nozze. Io non capisco come Cassian non so, non la seppellisca con la testa, boh, nella tazza del cesso. Vabbè, però è abbastanza coerente col suo personaggio, cioè nel senso lei è sempre stata antipatica, spero che non ce la facciano diventare simpatica. Il problema fondamentale di Nesta è che vuole giustificare tutto quello che sta facendo con la questione di oh mio Dio, ho subito il trauma, sono una povera stella, e invece no, perché secondo me tutto, probabilmente l'avrò già detto in qualche altra clip, cioè si fortifica il mio concetto che è tutto dettato dal modo in cui è stata educata o forse diseducata, visto che è maleducata. Tutto questo suo atteggiamento, questa sua bad attitude è dovuto principalmente dalla maleducazione e non dal trauma che ha subito. Mi sta piacendo l'evolversi anche di altri personaggi, non vi dico quali perché non posso farvi spoiler, e diciamo che a prescindere dalla trama principale che dovrebbe essere, diciamo, l'evoluzione della storia d'amore tra Nesta e Cassian, perché lo sanno pure i Sassi che questo è il libro dei Nessian, perché cioè, questi dovranno finire insieme prima o poi. Mi sta piacendo anche la sottotrama, cioè quella reale delle avventure, chiamiamole così. Mi piacciono gli altri personaggi. Sono ancora all'inizio, quindi non è stato introdotto nessuno di, cioè, sono stati introdotti due o tre personaggi nuovi, però non sono così presenti da diventare parte integrante proprio del romanzo e quindi delle conseguenti avventure. Però adesso mi rimetto a leggere. E niente, spero di andare avanti un bel po'. Tra l'altro, mi sono beccata, non uno spoiler, in realtà ho visto un reel riguardante il capitolo 22 e suppongo che quindi in questo capitolo 22 succederanno cose da che caldo, sembra di stare a Rio de Janeiro, ne sono sicura, ci metto la mano sul fuoco. E mi sono beccata, credo, un paio di spoiler a causa di alcune fan art, però spero di non aver recepito chissà che. Quindi ci aggiorniamo dopo. Buongiornissimo, un caffè. Oggi mi vedete già truccata perché ho fatto tardissimo. Oggi è lunedì. Questo perché stanotte sono andata a dormire all'1:30. Mi mancano 100 pagine alla fine. Io sono sconvolta. È successa una cosa orribile su cui non transigo, che mi ha rovinato parzialmente la lettura, che non mi è piaciuta e che probabilmente mi farà abbassare il voto di una stellina, perché l'ho trovata una scelta di una pochezza incredibile. Si poteva fare in un altro modo e non è, così non è stato. Ci sono state altre due o tre cose piazzate lì ad hoc perché andavano bene, perché servivano proprio allo scopo, e anche questo non mi è andato minimamente giù. Però vi ripeto, mi mancano 100 pagine alla fine e ho l'impressione che, come accade spesso nei libri di Sara Giovanna delle Masse, tutto si concentrerà in queste ultime 100 pagine. Secondo me si poteva già tagliare un po', però ha voluto, diciamo, allungare di parecchio il brodo per farci capire quanto fosse stato lungo il percorso di Nesta, questo percorso di guarigione, di redenzione. Non lo so, ci devo pensare. A parte devo vedere come si evolvono queste. Scusate, non, mi sono truccata, ma non mi sono ancora pettinata. Devo vedere come si evolvono queste ultime 100 pagine. Ho voglia praticamente di spararmi un colpo in bocca perché starò tutta la giornata friccichiando per tornare a casa per leggere. Ma ce la possiamo fare, perché poi, finita questa lettura, penso di dover necessariamente aspettare sabato prossimo per registrare la famosa lunga recensione, perché non credo di poterlo fare in questi giorni. Cioè, ho riguardato il video dell'unboxing e si vedeva che ero visibilmente stanca, col trucco andato a puttane, la luce nel salone era veramente di merda. Quindi tra oggi e domani sicuro lo finisco, perché, cioè, per forza. Però poi ci vorrà un po' per registrare il video. Cercherò di editarlo quanto prima. Devo ancora editare metà del racconto di Aquafas, ma prima o poi faremo anche quello. Nel mentre, vi auguro una buona giornata. L'ho finito, l'ho finito, l'ho finito.
E adesso vado a fare 500 vocali. Ok, 500 vocali fatti, devo andare a preparare la cena. Sono molto combattuta sul voto, molto molto combattuta. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho divorato praticamente sabato e domenica. Domenica non ho fatto il video perché ho finito alle 2 di notte, stavo morendo di sonno, mi sono messa a letto e ho preso sonno alle 3. Stamattina sono andata al lavoro come una pezza. Ma avete presente la pezza per lavare a terra? Così uguale. Non ho capito niente tutto il giorno, mi mancavano 100 pagine per finirlo. Sono tornata, non ho voluto sapere niente, ringraziando a Dio, madre ha preparato la cena. E quindi ho potuto leggere prima di cena. Quindi l'ho finito, ho fatto i miei. C'è anche parte della cena qui. Fatto i miei vocali, ho fatto le mie considerazioni. Domani sarà un'altra giornata di lunghissimi vocali. Vi anticipo già che non vedrete subito il video spiegone perché devo girarlo per forza sabato, già lunedì. Quindi, perché sabato avrò tutto il giorno, sarà un video molto molto lungo, quindi potrò girarlo in santa pace. In realtà ero molto indecisa su se fare adesso delle considerazioni finali, non spoiler, oppure se metterle in un video a parte. Il problema è che devo sedermi e rifletterci un attimo con calma, cioè praticamente fare la summa di tutti i vocali che ho fatto a tutto il mondo praticamente. Vi ripeto, mi è piaciuto, con riserva, ci sono state delle cose che mi hanno fatto girare i coglioni in una maniera allucinante, allucinante, allucinante. Che battuta orribile. Però, Libro del cuore, orribile come copertina, orribile, però Libro del corazon. Cioè, diciamo che per quanto mi ha fatto incazzare, potrebbe stare al pari con Akomaf e Akotar, perché lo sapete che i miei main preferiti sono Akofas e Akovur, però veramente batte il posto con Akomaf, sarà sempre il mio preferito se la batte con Akotar, insomma. Quindi, tra l'altro, ho anche letto subito il capitolo dal punto di vista di Asriel, mi manca quello di Feyre, ma quello di Asriel sappiate che mi ha sconvolta, sconvolta, sconvolta. Però adesso devo andare, non posso parlare ulteriormente, quindi poi ne riparliamo.